Ciao a tutti e ben ritrovati ad un'altra di queste lezioni di mandolino che sto caricando in maniera sporadica sul canale, dedicate ad alcune musiche da ballo, più o meno classiche, che però hanno uno spazio di un certo rilievo nel repertorio mandolinistico. Abbiamo visto il valzer famosissimo Speranze Perdute. Ci siamo dedicati a Rosamunda Polka. Oggi invece guardiamo un tempo di mazurka. La mazurka è un ballo in tempo ternario, in tre quarti, esattamente come il valzer, ma ha diciamo un tempo leggermente più basso e in generale un accento leggermente più marcato sul secondo movimento, rispetto al valzer che invece ha un respiro molto più veloce ma anche molto più ampio nelle frasi musicali. La mazurka che guardiamo oggi di Luigi Canora Trabeglieson è un grande classico per mandolino e ci darà modo anche di vedere alcune specifiche tecniche sullo strumento quando si tratta di suonare alcune melodie. In particolare la cosa interessante di questa mazurka è il tipico passaggio tra tonalità minore e tonalità maggiore. Siamo in Sol, inizialmente in Sol minore, quindi vedremo anche qualcosa didatticamente utile su questa tonalità. La tonalità non cambia anche per il secondo tema, mentre nel trio andremo in Sol maggiore, quindi diciamo che alcune difficoltà tecniche che ci possono essere inizialmente nel Sol minore poi vengono a meno. Cominciamo subito a guardare, lo spartito come sempre lo trovate sul mio sito, anche questo è preso da internet, sono musiche che non hanno più copyright e vedrete che c'è anche una parte da chitarra e una parte da secondo mandolino, in questo caso noi ci dedichiamo alla parte da primo. Inizialmente cominciamo a parlare di questa tonalità di Sol minore, per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando. È una tonalità abbastanza comoda sul mandolino, molto sonora perché, come quella di Sol maggiore, permette di avere le due corde gravi libere di risuonare e poi abbiamo in chiave il Si bemolle e ancora il Sol, quindi sentite che è un accordo molto completo sul nostro strumento. La scala di Sol minore, naturale, quindi senza alterazioni, gioca sulle note di Sol, La, Si bemolle, Do, Re, attenzione, quarto dito che va a prendere il Mi bemolle, poi subito primo dito Fa, Sol, e siamo, diciamo, ritornati alla nostra tonica. E cosa da tenere presente nella tonalità di Sol minore è l'arrivo in contesto di dominante della nota Fa diesis. Quindi a seconda se avremo le cosiddette scale minori armoniche o melodiche, utilizzeremo insomma il Fa diesis o il Mi naturale. In questo caso c'è quasi sempre il Mi bemolle, il Mi naturale non c'è mai, però interviene molto spesso il Fa diesis. Cominciamo subito a vedere le caratteristiche di questo tema. È una mazurka con dei tratti abbastanza semplici di costruzione melodica, questo non vuol dire banali, dove ci sono delle cellule che vengono ripetute costantemente, quindi va capito in particolare il ritmo di una di queste cellule e poi va applicato ai suoi mutamenti. La prima cellula fondamentale è naturalmente quella iniziale, Sol, La, Si, Sol, Re, Si, La. Quindi, che poi ritroviamo nelle due battute dopo partendo da Do. Ecco, l'utilizzo del quarto dito nella tonalità di Sol minore è obbligatorio, direi. Quindi bisogna fare attenzione a, vedete, 2, 3 e 4 e ripartiamo dopo partendo dal Do
2, 3, 4 sul mi bemolle. E poi abbiamo un arpeggio, quindi tutte crome, e poi quest'altra cellula importante. Tirattata, trattata. Sentite, quando si diceva prima questo accento abbastanza marcato sul secondo tempo, viene sottolineato molto spesso da alcuni movimenti melodici. In questo caso sol, fa, la, sol, fa, la, la, sol, si, quindi va, pa, pa, pra, pa, pa. E ancora, arrivato a questo punto, ritorna il movimento iniziale. Uguale all'inizio. E poi una breve postilla di chiusura e accordo di sol minore. E un'ultima parola su queste due battute finali del primo tema. Vedete queste acciaccature che ci sono, queste che ci sono all'inizio di questi, di queste battute. E abbiamo la possibilità di farle in diversi modi. Io suggerirei di iniziare con una pennata in su nella nota della ciaccatura, ad esempio in queste ultime due battute del primo tema, sol fa diesis, in maniera tale da dare l'accento giusto sulla nota di arrivo. Sol fa mi re do si la sol, sol fa mi re do si la sol, e poi accordo. Vedete anche qui fa diesis, mi bemolle, con questo intervallo particolarmente non so come definirlo, particolarmente mediterraneo, chiamiamolo così. E qui siamo giunti quindi alla fine di questo primo tema. Il secondo tema si basa sugli stessi presupposti, cioè abbiamo una cellula iniziale che poi viene variata nel corso del tempo. E qui abbiamo dei cromatismi piuttosto insistenti che ci costringono a fare i conti un attimino con le nostre dita. Il primo lo troviamo all'inizio, abbiamo re, mi re do re mi re, quindi abbiamo un re che è nota centrale, mi bemolle sopra di un semitono e il do diesis che sta sotto il re di un semitono, quindi io in questo caso mi sto fermando in prima posizione, non sto cercando altre diteggiature, quindi utilizzo sempre le dita così come le userei leggendo in prima posizione. 3 sul re, mi bemolle quarto dito, do diesis con il secondo. E poi una cellula ritmica uguale ma variata, fa sol la, uguale a quella della fine della prima riga del primo tema. Tattara, tattara. Quindi la cellula ritmica è tattara, tattira, tattara. Tattararattattira, tattara, e questo è quello che caratterizza il secondo tema. Quindi tattararattattattattattara, tattararattattattattattara. Poi abbiamo la stessa, lo stesso tipo di cromatismo, ma questa volta partendo dal sol, quindi 2, 3, 2, 1, 2, questa è la diteggiatura, e poi sol, mi, do, tattara, e poi una piccola virgola alla metà di questo tema, mi re, mi re, do, si, la, do, si, si, quindi tutto in cromatismo. Studiate bene questo tema abituandovi a strisciare le dita sulla tastiera e invece a tenerle molto vicine quando si tratta di cromatismi. Rifacciamo questo inizio di secondo tema. Sentite com'è molto molto cromatico.
la seconda parte inizia esattamente uguale alla prima. Quindi in realtà è esattamente la prima parte con un finale molto più netto, molto più secco. E più la si suona, diciamo, fluida, meglio viene. Naturalmente questo utilizzo insistente del quarto dito merita un pochino di attenzione. Io in questo caso l'ho suonata sia senza tremolo che con il tremolo, per farvi capire un pochino meglio gli accenti. Io tenderei in generale a tremolare tutte le note bianche di questa mazurka. Dopo il secondo tema ritorna il primo tema, così come da forma, quindi la struttura è sempre primo tema con ritornello, secondo tema con ritornello e una ripresa del tema iniziale, A-A, B-B-A, se lo vogliamo fare con le lettere. Questa ripresa del primo tema ci conduce poi al trio. Il trio cambia, come avevamo già detto, la tonalità e ci spostiamo nella tonalità di Sol maggiore, quindi togliamo bene o male quelle problematiche legate ai cromatismi delle tonalità minori, anche se vedremo ce ne saranno comunque altri, però ecco, non abbiamo l'insistenza del quarto dito sul Si bemolle e sul Mi bemolle. Il ritmo qui cambia, ha un'altra natura. D'altronde in genere nel trio c'è sempre qualcosa che cambia. In questo caso il ritmo che abbiamo è ta 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 ra ta ra ta 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 ra ta ra ta ra ta ta. Con, vi faccio notare, un particolare segno di staccato sulle note iniziali di questo trio. Quindi non pensatelo ta ra 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 ta, ma è ta 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 ta, quasi picchiettato. Quindi ok, fate questo esercizio di picchiettare queste note per dare anche un carattere diverso al trio. Se noi legassimo sempre tutto sarebbe esattamente sempre la stessa cosa, sebbene siano cromi esattamente come all'inizio del primo tema. Il primo tema vedete che ha una legatura tararirararira, invece qua è ta 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 ta. E questo è quello che differenzia il trio dal primo tema, oltre che alla tonalità e alle note, proprio un carattere. E abbiamo un levare alla fine, vedete, della ripresa, un sol che fa cadere sul fa diesis iniziale di questo trio, quindi pa para 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 pappa. Allora a questo punto, ancora una volta, io vi suggerisco di partire con il levare con la pennata in su. Ed ecco che ci ritroviamo davanti ancora una volta ai nostri problemi di cromatismo. Scusate, si è spento lo schermo, non vorrei che... Ecco, si sta continuando a registrare. Il cromatismo in questo caso è un cromatismo ascendente ed è praticamente una scala cromatica che dà un La diesis che, diciamo, fa una volta tra i due Si, ci riporta fino al Fa diesis, quindi... Io vi consiglio di partire La diesis con una pennata in su e strisciamo il primo dito sul Si. Do, Do diesis con il secondo dito, Re, Re diesis con il terzo dito, Mi corda libera, Fa diesis, arriviamo con la pennata in giù, quindi... E poi scala. Quindi ripartiamo da capo di questo trio. E ancora uguale. E poi piccola chiusa.
quindi abbiamo un cromatismo molto simile. Ultima e piccola informazione su questo trio: vedete che ci sono dei bicordi. Questi bicordi sono abbastanza semplici. Abbiamo nella seconda battuta un Do naturale con un Fa diesis, da utilizzare questa piccola inversione delle dita. Do naturale secondo dito, Fa diesis terzo dito. Dopodiché abbiamo il bicordo Fa diesis Re, primo dito sul Fa diesis, terzo sul Re, esattamente come li suonereste se fossero note singole, solamente a suonare insieme. E poi abbiamo Re Si, quindi terzo e quarto dito. Alla terz'ultima battuta del trio, invece di Fa diesis Re, abbiamo un Fa diesis Do, questo tipico tritono in questo caso dell'accordo di Re settima, che ci porta poi alla chiusa sul Sol maggiore. Ultima cosa, guardate bene la differenza tra accordi di Sol maggiore, quindi due corde vuote, Si e Sol, e Sol minore, dove Si diventa bemolle, della prima parte di questo brano. Alla fine, normalmente, c'è una ripresa che però non è obbligatoria, lì dipende sempre un po' dal modo che uno ha di suonare. A me piace sempre riprendere il primo tema alla fine del ballabile. Detto questo, credo che non ci sia altro da dire. Naturalmente è un pretesto per allenare la tonalità minore di Sol, ma poi soprattutto, come vi ho detto, il terzo e il quarto dito insieme. E ci sono delle cose interessanti sui cromatismi in questo ultimo trio, queste scale cromatiche che salgono, e mi raccomando, la differenza tra i legati e gli staccati. Forse non ne abbiamo detto, ma anche nel secondo tema ci sono delle differenze piuttosto evidenti, dove vedete una legatura Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Pa, Pa. Ci abbiamo le prime quattro note Re, Mi, Re, Do, e poi le ultime tre che invece sono staccate Re, Mi, Re, Do, Te, Ti, Re, Ta, Ta. Quindi cantatevele in testa in questo modo qui. Spero che sia stata utile anche questa lezione, e ci rivediamo alla prossima.